Bella a tutti raga, qua è Vento Divino 87, oggi siamo tornati su Creepypasta Land. Allora, non vi sto a dire cosa faremo in questo video perché probabilmente l'avete già letto nel titolo. Sì, andremo a caccia di tutti i bad ending del gioco. Non farò il good ending poiché sono in condizioni e non ho tempo per farlo. Quindi, e poi l'ho già ottenuto. Allora, per questo primo bad ending dobbiamo andare al primo giorno in cui incontriamo Sally. Sì, Band 2, mi sono rinominato Band 2. Sto registrando, sì, non vedevi il pallino? Sì, sì. E ovviamente qui incontriamo Sally per la prima volta. Ora lei ci ha chiesto di andare a giocare Bloody Mary allo specchio. Ciò che dobbiamo fare in questo momento adesso è andare allo specchio e giocare Bloody Mary, mi dice lei. Anzi, meglio lei... No, ho sbagliato. Cioè, allora ragazzi, come io stavo dicendo, non dobbiamo tecnicamente giocarlo questo. Dobbiamo andare appunto dove dovremmo giocare Bloody Mary. E invece, e quando lei ci chiede se siamo pronti per giocarlo, invece sì, gli dobbiamo rispondere di no. Quindi sei un codardo. Mi spiace vero tanto, ma odio i codardi. E tu sei giusto un altro codardo che io manderò all'inferno. Ho davvero pensato che stavolta avrei avuto un amico, ma sei come gli altri. Bye bye Ben 2. Il volume nelle orecchie. Il bad ending con Sally è andato. Ora dobbiamo fare il secondo bad ending, che è... Me lo sono scritto perché sennò non me lo ricorderò mai. Ok, è file 2, ricordavo bene. Il secondo bad ending è ovviamente ambientato il giorno dopo che noi abbiamo affrontato Sonic.exe e ha avuto l'incubo insieme a Ben. Quello che ora dobbiamo andare è seguire la trama e andare al teatro. Cazzo, me l'ho dimenticato e Matthew mi doveva parlare. Sì. Sì, e questa volta invece mi chiamo Ben 3. Non avevo voglia di fare altri nomi, tanto. E questa volta, come il gioco diceva, dobbiamo andare al teatro. Questa volta adesso gli dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare. Ben, ti piace il creepypasta? Pensi che sia un mostro? No, gli dobbiamo rispondere di sì. Non sono un mostro, giuro, sono una persona normale come me. Ho pensato fossi mio amico, mi affogheresti? E qui gli dobbiamo sempre rispondere sì. Oh mio Dio, tu sei un demone di quelli creepypasta. Sei soltanto... No, c'è solo una cosa che io posso fare. Ti ucciderò, demone! Ben ha preso un coltello e si sta comportando in modo strano. Sta ridendo. Ho pensato che tu fossi mio amico. Non avresti dovuto mentirmi. Non avresti dovuto farlo. Ti sembra tutta una sorte terribile, non è vero? Perfetto. Ora, il prossimo bad ending ve lo mostro subito. File 3. Il prossimo bad ending è mentre siamo nell'interno del teatro e raggiungiamo la stanza di Sally. Sì. E ovviamente qui c'è tutto il discorso che in teoria uno dovrebbe seguire. Ora aspettate, sto andando piano perché io ho paura di... Ok, no, aspetta, ho capito quando c'è la scelta. Sì, ci siamo. Sì. Comunque ragazzi, se non sapete cosa sto parlando, ho fatto la serie, potete andarla a vedere. Sì. Dove possiamo essere? Sì. Sto andando piano perché ho paura di sbagliare, eh. E ora, invece di dire saremo amici per sempre, dobbiamo rispondere di no. Non fa l'amicizia se uno di noi. Sei stato posseduto da Zalgo. E anche questo bad ending è andato. Il prossimo bad ending è nello slot 6. Veramente noi adesso siamo ovviamente in questa parte di gioco e invece che fare la boss rush mod, prima dobbiamo ovviamente arrivare qui e o non avere le medaglie e andare a dormire, oppure avere comunque la medaglia finale ma non fare la boss rush mod.
Non c'è nessuna speranza di domani svegliarti. Vuoi andare a dormire? Sì. Stai dormendo. Giorno 6. Oh, è la parso 666. Ok ragazzi, vi confesso, io non mi ricordo com'era questo finale. Non avresti dovuto farlo. Non avresti dovuto farlo. Non puoi salvare. Non avresti dovuto farlo. Ragazzi, ho la pelle d'oro, lo sapete? Lance è morto. Lance era in nero, giusto? Razzismo, razzismo. Arthur è morto. No, con le peli verdi no. Non avresti dovuto farlo. Marie è morta. Richard è morto. Aia. Christopher è morto. Mamma è morta, wow. Ragazzi, lo sapete che io sto avendo una paura matta, vero? Mephi? Hai fatto la scelta giusta? Oh, sta andando a sé, eh? Io mi tolgo le cuffie, ragazzi, eh? Ora ricordo tutto. Io sono il vero Ben che è morto affogato. Ero bloccato in un... Aspetta. In un video maledetto di una mia creepypasta in forma di data. E il creatore... E a quel punto il creatore di questo gioco ha preso i miei dati. E ora sono qui in questo gioco come un semplice personaggio. I miei dati sono I miei dati hanno già più di 1 milione di copie intorno al mondo, vero? Ok. E tu, giocatore, mi hai saltato come una cosa inferiore, un inutile... come un pezzo inutile di dati di un grande sistema. Mi hai mentito. Tu mi hai mentito, hai detto che saremmo stati amici per sempre. Ma non puoi essere amico di un personaggio di un videogioco. Perché? Perché mi ha usato come spazzatura? Se potessi ti ucciderei, giocatore. Non nel gioco, nella vita reale. Ho ucciso tua madre qui in questo mondo e non hai pianto nemmeno un po' nel mondo reale. Sì, ho ucciso tutti in questo gioco. Anche se inizio una nuova partita, tutto ricomincerà da capo come se non fosse successo niente. Sei fortunato, giocatore. Voglio che tu senti il mio dolore, quindi non ti darò la schermata di Game Over per farti cominciare tutto a capo. Ti darò qualcosa di peggio. Che cazzo è sto suono? Screamer alert. Senti questi suoni mentre l'anzone di Unhealing sta suonando la sua sesta. Sai cos'è questo suono? Questi sono i miei dati che vanno all'interno del tuo cervello con le cuffie. Anche se non sto usando le cuffie, posso manipolare le onde sonore all'interno di questo gioco. Così posso fare in modo che le loro frequenze vanno dritte nel tuo cervello. Allora tanto vale rimettermi le cuffie, ragazzi, sono morto a prescindere. Cosa pensi, giocatore? Ora ti sto manipolando. Tu sei il mio pupazzo. I miei dati sono già all'interno del tuo cervello. Adesso è tardi. Anche se spengi il suono, sono già nel tuo cervello, giocatore. Pensi che sia uno scherzo? Sei tu il bugiardo qui, amici per sempre? Il mio dolore sarà con te per tutta l'eternità adesso. No, non si vedrà mai, ho la pelle d'oca, raga. Guarda le tue mani ora. Sono le mie mani. Ragazzi, ho la pelle d'oca che non vi dico. Non posso fare nulla, non posso fare nulla.
Vuoi mi guardi le mani, d'accordo? Mi guardo le mani. Ormai saprai di già che Mephi è solo l'abbreviazione di Mefistofele. E puoi chiamarmi anche il diavolo. E questa è la fine del gioco per te. Come Ben ha detto, il tuo destino è soffrire con il dolore peggiore. E un giorno mi prenderò la sua anima nel mondo reale. Le, giocatore, io sarò con te per tutta l'eternità. Ok, ma che cazzo? Se qualcuno sa dirmi in codice binario cosa sia questa roba, me lo venga a dire. Non avessi dovuto farlo. Cioè ragazzi, devo spammare questa cosa fino a che non succede qualcos'altro? Devo spammare? Non so se devo spammare, ragazzi, non ho la minima idea. Ha ha ha.